Il 2 novembre la festa dei defunti a Cosenza è stata ricordata con una solenne celebrazione, officiata da Sua Eccellenza Monsignor Salvatore Nunnari nella chiesa del cimitero. Il presule, in questa giornata di silenzio e di preghiera, ha richiamato l'attenzione dei fedeli al vero significato della vita ed al profondo messaggio che porta con sé il giorno della commemorazione dei defunti. Il cristiano ricorda la risurrezione del Cristo, perché la nostra vita, che è cammino difficile, ha un solo traguardo, il paradiso, la nostra patria nei cieli. Ricordare i defunti è certamente un momento di commozione per quel distacco che segna la vita di tutti noi quando i nostri ci lasciano. Però è vissuto nella fede, Cristo è risorto. E anche i nostri morti risorgeranno. E questa fede che ci accompagna oggi in questo pellegrinaggio di fede e di profonda umanità. Visitare i nostri morti, sentire il messaggio che da quei sepolcri ci arriva: noi abbiamo fatto la nostra parte. Voi che siete rimasti, fate bene la vostra parte. Questo è il significato profondo che arriva come messaggio da quelle tombe bagnate dalle nostre lacrime, ma che diventano un'eloquente cattedra di vita, saper vivere per saper morire. Nasciamo per vivere, viviamo per morire, ma moriamo per vivere pienamente in Dio. E allora, ecco, a parte il conforto della fede, la certezza che quello che i nostri padri ci hanno lasciato continua oggi nella nostra vita, operando il bene. Al termine della Santa Messa, il sindaco Mario Chiuto, in memoria di tutti i defunti della città di Cosenza, ha deposto una corona di alloro davanti alla stele nello spazio antistante la chiesa. Oggi è un giorno particolare in cui appunto dobbiamo per forza trovare il tempo di fare una sosta nella vita e ricordare con dolcezza, diciamo, il passato trascorso insieme ai nostri cari, alle persone che abbiamo conosciuto, che ci hanno lasciato, e anche, voglio dire, tutto il bene che hanno fatto poi queste persone durante la vita per l'umanità. Oggi è una giornata in cui ricordiamo anche la morte, e un po' la dobbiamo immaginare come quel punto d'incontro che c'è fra il cielo e la terra, con una porta che si apre e si chiude, ma che per chi crede in Dio, diciamo, alla prospettiva di una vita eterna. Quindi anche dobbiamo immaginare e pensare al progetto della nostra vita con una prospettiva molto più ampia rispetto a quella terrena, e quindi una prospettiva che ci induce anche a compiere delle azioni migliori e a portare un contributo, volto, diciamo, più al bene dell'umanità.